a Palazzo Daria II con Pino Arlacchi per una conferenza in cui si dovrebbe parlare di mafia e legalità in terra di Capitanata. La prima domanda è d'obbligo, presenzierà una conferenza sponsorizzata dal PD che alle prossime comunali avrà il simbolo a fianco di una lista dove compare il nome di Sgarbi, un ex sindaco di Salemi il cui consiglio comunale è stato sciolto per inquinamento mafioso. Non crede che quello che diremo stasera deve essere poi coerente con la pratica individuale delle persone e con la pratica reale dei partiti, dei soggetti politici? Ah, certamente, bisogna poi vedere se questi cittadini che si ispirano a Sgarbi sono perfettamente consapevoli di che cos'è Sgarbi. Comunque il fatto che il PD abbia deciso di fare una coalizione con loro significa che avrà avuto le sue buone ragioni. Io non ho nessun motivo di dubitare che i dirigenti del PD di Lucera abbiano fatto la scelta più opportuna. Sì, no, facevo questa domanda perché questo è il tema che sta tenendo banco a Lucera, anche alla luce dei comportamenti proprio che ha avuto Sgarbi nei confronti di persone, di icone dell'antimafia come Giancarlo Caselli, Ilda Boccassini, Lialuca Orlando, dove voglio dire, è stato condannato per diffamazione, addirittura in Cassazione, quando mi diceva anche lei a due denunce attive, ha avuto qualche problemino con Vittorio Sgarbi? Sì, certamente, molte personalità dell'antimafia italiana hanno avuto problemi con lui, ma ecco, non ne farei adesso un caso così importante, insomma, non gli darei tutta questa importanza sia a lui che a tutta la questione Sgarbi. È un piccolo episodio. Se parliamo di legalità, se parliamo di lotta antimafia, andiamo nei contenuti, andiamo a vedere cosa dobbiamo fare tutti assieme per sopravanzare la criminalità. Ecco, a proposito di contenuti, lei ha detto poc'anzi che è stato in parecchie città della provincia di Foggia o della regione Puglia. Qual è il problema che esiste in questa terra in termini proprio di criminalità organizzata, a partire dalle ecomafie, che credo che sia uno dei problemi più grossi che vive questa terra? La Puglia è una regione ricca che si va sviluppando e il suo sviluppo può essere compromesso proprio dalla criminalità organizzata, dal fatto che le estorsioni, il racket, i traffici illeciti, il monopolio di servizi pubblici come lo smaltimento dei rifiuti nelle mani della criminalità organizzata in molti contesti, e dobbiamo combatterla anche in nome di questi valori, in nome dello sviluppo. Non solo perché sono fenomeni deprecabili, illegali e violenti, ma anche perché sono un grosso ostacolo alla crescita della Puglia. Il PIL della Puglia potrebbe essere più alto tranquillamente di un paio di punti se non ci fossero questi gruppi criminali protetti e collegati alla politica sporca. Lei è candidato alle europee. Cosa può fare nello specifico un candidato per un territorio come questo, cioè con quali strumenti poi può intervenire su questi problemi o comunque può condizionare in qualche modo le politiche europee? Guardi, sulle politiche antimafia direttamente un candidato all'europeo, anche un parlamentare europeo, direttamente può fare ben poco. Può fare molto invece per quanto riguarda tutte le questioni che circondano il problema della mafia, e quindi la solidarietà civica, il rafforzamento della società civile, i fondi europei, quindi l'uso corretto dei fondi europei, evitare in tutti i modi che i fondi europei vanno a finire nelle mani sbagliate, per esempio denunciare tutti i casi di cattiva amministrazione o di collegamento con la criminalità organizzata, intervenire per interrompere il flusso dei fondi quando questi fondi europei vanno a finire anche indirettamente ad avvantaggiare i gruppi criminali imprenditoriali. E quindi si può fare molto, poi oggi abbiamo nuovi strumenti, abbiamo il mandato di cattura europeo che è entrato in vigore da poco, abbiamo la procura europea,
sono strumenti che ci aiutano a combattere la criminalità organizzata locale quando si sviluppa e quando vuole andare all'estero. A livello di governo centrale, come crede che sta affrontando il problema mafioso in questo periodo sostanzialmente del governo Renzi, da quando è Renzi al governo? Ma il governo ha delle buone intenzioni, vuole introdurre il reato di autoriciclaggio, vuole migliorare tutta la legislazione sulla confisca dei beni, che è un punto debole di tutta l'azione antimafia, perché confischiamo una buona quantità di beni ma poi non li sappiamo gestire in maniera produttiva. E poi, per quanto riguarda in genere l'orientamento antimafia del governo, devo dire che è cominciato bene, incoraggiando le realtà antimafia più significative, dando respiro a quella parte della società civile italiana che non si rassegna a convivere con la mafia. Grazie.